Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi capitolo 10 del nostro mini corso per videomaker. Dopo aver parlato di bilanciamento del bianco, di temperatura colore, oggi parliamo un po' più nello specifico dell'uso dei colori. Sì, perché soprattutto nei film la scelta dei colori non è quasi mai casuale. Ogni colore comunica determinate emozioni e la scelta dei colori da utilizzare in una scena si basa su precisi schemi cromatici. Certi colori infatti stanno molto bene insieme ad altri e questo lo possiamo intuire guardando alla ruota dei colori e studiando le varie armonie tra di loro. Possiamo ad esempio avere l'armonia monocromatica, che come dice il nome è formata da un singolo colore, ad esempio, non lo so, il verde. E con l'armonia monocromatica tutti i colori utilizzabili sono quelli che partono da un'estremità, dall'estremità della ruota fino al centro. Qui purtroppo ne ho stampata una senza sfumature di colore, però idealmente diciamo abbiamo qui il verde più saturo e più andiamo verso il centro della ruota, meno il colore è saturo, perché se vedete bene, non so se si vede, al centro della ruota abbiamo il bianco. Possiamo poi avere l'armonia analoga. Praticamente noi scegliamo un colore, ad esempio l'arancione, e possiamo utilizzare con l'armonia analoga i due colori adiacenti al colore chiave che abbiamo scelto. Questa armonia di solito crea delle composizioni serene e confortevoli. Passiamo poi all'armonia complementare. In questo caso scegliamo un colore sulla ruota e poi andiamo a prendere il suo opposto. E qui non ho scelto a caso, perché penso che lo saprete, oggigiorno nel cinema si utilizza tantissimo lo schema arancio e blu, perché sono due colori appunto contrapposti sulla scala e che quindi stanno molto bene insieme. E appunto al giorno d'oggi nei film, soprattutto anche nei film di azione, è una combinazione di colori praticamente usata da chiunque. Abbiamo poi l'armonia split complementare. Praticamente in questo caso scegliamo un colore e utilizziamo i due colori adiacenti al suo complementare. O ancora abbiamo poi l'armonia complementare doppia. Prendiamo ad esempio in questo caso due colori adiacenti e i loro opposti. Va inoltre ricordato, ragazzi, che i colori caldi avanzano, mentre invece i colori freddi tendono ad arretrare. I colori caldi sembrano più vicini, mentre quelli freddi sembrano più lontani. E adesso qualche parola rapida sulle caratteristiche dei principali colori. Partiamo dal rosso, che è praticamente considerato da tutti il primo colore che impariamo da bambini. Simboleggia il movimento e può avere un effetto stimolante. L'esposizione al rosso, infatti, accelera il battito cardiaco e stimola l'appetito. E infatti, spesso e volentieri, viene utilizzato nei locali dove si va a mangiare. Il rosso è stato abbinato anche a Marte, il dio della guerra, anche per la sua associazione col colore del sangue. È anche simbolo del cuore, quindi dell'amore e della passione. Il giallo, invece, è il colore dell'amore intellettuale, dell'illuminazione, della redenzione. Anche questo colore spinge al movimento. È il simbolo del sole, dell'oro e della saggezza. In Oriente il giallo è il colore della regalità e della fertilità. Il blu rappresenta un colore molto introspettivo. È un colore estremamente calmante. Emotiva le persone, aumentandole l'energia. L'arancione invece è un colore che non piace a tutti. E chi lo apprezza di solito apprezza molto la vita sociale e il divertimento. Ed è un colore che può simboleggiare anche l'avventura e stimolare la creatività. Il verde invece è il colore di madre natura, è il colore del denaro. Può avere una simbologia positiva per l'ambiente, ma anche negativa, perché se ci pensiamo bene, come ci immaginiamo quando stiamo male? Esatto, verdi. Quindi anche questo colore ha simboli positivi e negativi. Il viola poi, il viola è il colore della fantasia, è il colore della regalità, del lusso. Il grigio invece è un buon colore per gli uffici, perché promuove la produttività e, incredibile a dirsi, stimola la creatività. Il nero invece è un colore più formale, è anche il colore dell'autorità e del potere, ma non solo, simboleggia naturalmente anche le tenebre, la morte, quindi ha anche esso valenze negative, è infatti anche associato al lutto. E al lutto in Oriente è associato non il colore nero, ma il bianco, che è anche sinonimo di innocenza, di purezza, di onestà e di fortuna. Bene ragazzi, queste erano alcune parole sui colori, anche in questo caso ce ne sarebbe tantissimo da parlare, non è detto che in futuro faccia un video
con alcuni esempi dei colori utilizzati in diversi film che comunicano diverse emozioni, staremo a vedere. E come al solito, ragazzi, io vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi capitoli di questo nostro mini corso per videomaker. Grazie della visione. Ciao!